Giovanni Paolo II, accompagnato dal cardinale arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi e dal maestro delle cerimonie liturgiche Monsignor Piero Marini, dal suo segretario particolare Monsignor Stanislao Givis. Se la regia riesce a inquadrare Giovanni Paolo II, ecco, ha scelto, e questo è già un altro sintomo che il Papa sta bene. Guardate, di solito arriva sui palchi, su questi grandi palchi, da 2 anni a questa parte, con una sorta di ascensore, viene portato fin su. Questa volta il Papa ha scelto di camminare, come ha fatto sempre. E ieri sera poi si è lasciato andare con i giovani a molte battute. Questo significa che sta bene, la Chiesa ha ritrovato un Papa in forma. Sapete che giovedì prossimo Giovanni Paolo II deve affrontare un viaggio piuttosto pesante, in 5 giorni sarà, compreso il viaggio, andrà a Rio de Janeiro per la seconda giornata mondiale delle famiglie. Diciamo che l'aria di Bologna è stata miracolosa, un Papa così veramente... Lo diciamo da giornalisti, noi che lo seguiamo con qualche apprensione, almeno da 2-3 anni non lo vediamo. Il nostro grande applauso. Pensate che ieri pomeriggio, prima della veglia musicale, chiamiamola così, con i giovani, il Papa ha beatificato un sacerdote della chiesa bolognese in Piazza Maggiore, e questa mattina, prima di arrivare a questa spianata del centro agroalimentare della città, ha incontrato in cattedrale i religiosi e le religiose, a cui ha rivolto tra l'altro un lungo ed intenso discorso. Saluta Giovanni Paolo II, che fatica un po' a dire il vero a salire fino all'altare, ma è determinato come sempre, e questa volta ancora di più. E stamattina, proprio parlando ai religiosi, ai monaci, alle monache di clausura, ha detto che il congresso eucaristico che si vive in questi giorni a Bologna è un evento spirituale straordinario che interessa l'intero popolo di Dio. Interessa particolarmente voi, la cui vocazione contemplativa si situa nel cuore stesso della Chiesa. Vostra missione è infatti di alimentare e sostenere l'azione pastorale della Chiesa con il prezioso contributo della contemplazione, della preghiera, del sacrificio. E collegandoci a queste parole ci fa venire in mente che il 19 di ottobre Giovanni Paolo II proclamerà dottore della Chiesa Santa Teresa di Lisieux, una mistica, una suora morta solo a 23 anni, molto semplice, che aveva individuato la sua via, la via della semplicità per arrivare alla santità.
di tutte le diocesi italiane. E fra qualche attimo inizierà la celebrazione liturgica sulla tabella di marcia, però siamo in ritardo di almeno un quarto d'ora. Concelebrano questa messa con i 250 vescovi, almeno 2000 sacerdoti. Poi dalle macchie di colore che vediamo, intravediamo dall'alto, vediamo gli scout. Gruppi di comunione e liberazione, focolarine, neocatecumenali. Tutto il frastagliato e ricchissimo mondo dei movimenti cattolici in Italia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Primo giorno degli azimi, quando s'immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta. La preparate per noi. I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Parola del Signore. E riprese il pane, si rese grazie con la preghiera e benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, cantiamo insieme la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Thank you.
Corpus, Natum de Maria Virgine. Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine. Al termine di questa solenne celebrazione eucaristica, che ha visto spiritualmente raccolte attorno al sacramento dell'altare l'intera Chiesa italiana, rivolgiamo il nostro pensiero alla Vergine, Madre del Verbo incarnato, il quale si è fatto nostro cibo e nostra bevanda di salvezza. Meditando sul sublime mistero del corpo e del sangue di Cristo, vogliamo salutare Maria, nel cui seno si è fatto uomo l'Eterno Figlio di Dio. Richiamiamo questa realtà centrale della nostra fede ogni volta che recitiamo la preghiera mariana dell'Angelus, Verbum caro factum est, et habitabili nobis. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Colmi di spirituale gratitudine, invochiamo la Santa Madre del Salvatore, santuario della Divina Presenza, tabernacolo dell'Eterna Gloria. Nella città di Bologna, nella quale si è svolto questo congresso eucaristico che ora si conclude, la Beata Vergine è particolarmente venerata col titolo di Madonna di San Luca. Antica e profonda è la devozione dei bolognesi verso la loro celeste patrona. Essa fa parte della loro stessa identità civica e culturale ed è quasi visivamente rappresentata dal maestoso portico che unisce la città al santuario del Monte della Guardia. In passato la Madonna è stata per gli abitanti di Bologna e del suo circondario difesa e decoro nelle varie circostanze, liete o tristi, della loro storia. Ancora oggi Maria continua ad assistere e a proteggere i suoi figli in tutte le necessità spirituali e materiali. Alla Vergine Santa affidiamo ora i frutti del Congresso Eucaristico Nazionale. Assisti, o Maria, con la tua materna protezione, il futuro cammino della cara comunità bolognese e dell'intera Chiesa che è in Italia. Aiuta tutti noi a proseguire con coraggio e generosità nell'impegno della nuova evangelizzazione
per essere alle soglie del nuovo millennio autentici testimoni delle infinite ricchezze dell'amore di Dio rivelate e comunicate al mondo nel sacramento dell'Eucaristia. Preghiamo l'angelo di Dio. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepita in opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Regno della Madonna, peccatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria Vate, Figlio, Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, riposino in pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.